Si chiama Jimmy Hofmeyer. Hofmeyer è un uomo, padre di una bambina, di una figlia, che ha 7 anni di età e che va in una scuola americana. E pensate che proprio questa figlia si è ritrovata con i capelli tagliati da una maestra. La maestra ha tagliato i capelli a questa bambina di 7 anni in classe e Jimmy Hofmeyer, che dir si voglia, non ci ha pensato 2 volte, vedendo la bambina con i capelli tagliati, ha deciso di fare causa alla scuola per circa 1 milione di dollari. L'uomo è stato costretto a ritirare la figlia da scuola, un'indagine ha concluso, diciamo così, che la maestra ha tagliato in qualche modo i capelli alla bambina in questione senza che nessuno l'avesse autorizzata. È stato fatto, o meglio, compiuto un danno d'immagine, un danno estetico, anche perché la bambina probabilmente era molto carina, no? Con i capelli lunghi, anche perché il padre ci teneva non poco a quei capelli, ma la maestra ha pensato bene, o meglio male, di andargli a tagliare. Una scelta sbagliata, una scelta drastica, una scelta che ovviamente non è bella da vedere, da osservare, da guardare. Ringrazio per l'ascolto, il padre, ossia Jim, secondo me ha pienamente ragione. Eppure poco chiedere 1 milione di dollari. Da Leandro Narratore Italiano di Roma è tutto, iscrivetevi, commentate al canale, mi raccomando. Ciao, al prossimo video.